settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. Il suo fiore preferito è la lavanda. Ex libraia, ha fondato nel 2011 il blog letterario La Fenice Book. Direttrice di tre collane editoriali e autrice di romanzi Uplight e fiabe per bambini. Da Benevento per il collettivo Scrittori Uniti abbiamo Rosa Caruso. Buonasera a tutti. Ti ringrazio per l'invito, è stato davvero gentile. Io sono felice di essere qui con voi stasera e di presentare, insomma, tutti i miei libri, specialmente l'ultimo libro che ho scritto. Grazie. Grazie a te e grazie al collettivo Scrittori Uniti che fornisce sempre autori interessanti. Oggi ci parli del Il quartiere dei ciliegi in fiore, un romanzo che tu hai definito Uplight, appunto. Allora, io, per chi non mi conoscesse, ho scritto un po' di libri, questo è il mio ultimo libro e fanno parte tutti quanti della serie Uplight. Molti li hanno definiti così perché questo genere non è conosciuto in Italia, ma è conosciuto in America. Infatti, se si fa una ricerca, si vede e si legge cosa significa e cosa vuol dire. È un genere edificante, un genere che ti fa stare bene, si legge come una tazza calda, cioè quando si beve una tazza calda, una con una coperta, è un genere che ti fa sentire bene. È nato questa definizione dei miei romanzi perché molte persone dicevano: ma tu fai stare bene quando scrivi, chiudo il libro e ripenso ancora a ciò che hai scritto. E questa, secondo me, è una cosa bellissima per uno scrittore. Ricordare ciò che ha scritto è meraviglioso e i lettori, molti lettori, dicevano questa cosa dei miei libri, quindi io ne sono rimasta felicissima e alla fine è nato questo genere Uplight. Come nel primo volume, che parlo di una vecchietta, anche in questo parlo di una signora anziana. Diciamo, qui siamo più in una sorta di stile giapponese, ma non siamo proprio in Giappone. Ho voluto creare una commistione di generi fra quelli europei e quelli giapponesi, quindi non ci troviamo proprio in Giappone, ma è ispirato al Giappone, perché parliamo dei ciliegi in fiore, di questa signora che va da tutte quante queste persone, che hanno poi nomi che derivano dal Giappone, perché il loro significato deriva proprio da un qualcosa di giapponese. Ad esempio, la signora Tsuki significa luna. E lei, perché luna? Perché lei vede le anime delle persone colorate e riesce ad aiutare queste persone attraverso questi colori che vede. All'inizio, quando lei è nata, vedeva questi colori, ma non riusciva a capire che era il suo dono. Poi, piano piano, sua mamma, giocando con lei, gli ha detto: no, tu devi esprimere questa potenzialità, questi colori che vedi, perché sono parte di te. Poi c'è stato un episodio bruttissimo, la mamma è morta, i genitori sono morti e quindi lei è andata in un orfanotrofio e ha perso questi, diciamo, tra virgolette, poteri magici. È ritornata, è stata adottata all'età di 10 anni, è ritornata nel suo piccolo quartiere e lì, diciamo, in un certo senso, ritrovando una persona che non conosceva, ha di nuovo rivisto i colori, le luci e tutto quanto quello là che c'era intorno a un'anima, perché lei vede le anime buone, le anime cattive, i bambini e tutto quanto quello che hanno interiormente lo vede attraverso questi colori.
lei diciamo che è un baluardo nel suo quartiere e quindi gira questo quartiere, parla con i suoi abitanti cercando di fargli capire che anche le piccole cose, infatti il sottotitolo del mio libro è proprio le piccole felicità, le piccole cose sono importanti, sono fondamentali nella nostra vita e insomma sono quelle che ci fanno stare bene alla fine, anche se diamo poca importanza molte volte e vorremmo chissà che, però non è così. Come dicevo prima, una tazza di tè caldo, una coperta, un fuoco scoppiettante, sono tutte cose che ci fanno sentire bene, una candela accesa, e sono rilassanti. E quindi io voglio far capire attraverso queste parole, questo mio libro, infatti una grande metafora, voglio far capire che anche le piccole cose sono fondamentali, come un po' in tutti quanti, insomma, alla fine i libri che scrivo. Abbiamo affrontato i vari argomenti in questo libro, viene affrontato il tema della malattia, perché lei poi, lei si chiama Tsuki, quindi luna come abbiamo detto prima, però e vede quindi le ombre solo di notte. Quando lei ha questa malattia, un cancro, gli viene asportato parte del seno. Lei dopo questo dolore che ha subito grandissimo, perché non sapeva nemmeno se sarebbe riuscita a sopravvivere, riesce a vedere anche le anime colorate di giorno, quindi attraverso questa trasformazione, diciamo, del corpo e di questa brutta esperienza ha ricavato qualcosa di buono, tra virgolette, e riesce a vedere le anime anche di giorno, e quindi questa è una grande cosa per lei. Lei cammina, racconta il rapporto col marito che l'accompagna durante tutta la vita, i piccoli gesti, tutta quanta, insomma, lo scorrere del tempo, ed è bellissimo perché poi parlo della maternità. Parlo di una signora, di una sua amica che non può avere figli e quindi lei ci sta male, c'è stata male, entrerà in contrapposizione con lei, è stata in contrapposizione perché poi Tsuki ha avuto 5 figli, quindi un po' di gelosia nei suoi confronti, però poi alla fine si scioglie tutto per il meglio. Non voglio dire tantissimo perché poi andiamo a scoprire quasi tutto il libro, non dirò il finale, però loro si avvicineranno verso un punto che poi gli abitanti del quartiere faranno un grande dono a Tsuki, perché lei proprio dona questi piccoli valori a tutti quanti, e non voglio dire altro perché insomma lo scoprirete leggendo il libro e spero che vi piacerà. Perfetto, dai, creiamo un po' di suspense. Veramente è un romanzo, per come lo hai descritto, che si presenta molto interessante. Sapevi che in Giappone la fioritura dei ciliegi è proprio un rituale, diciamo, che sì, prende nome di Anani proprio, quindi ci si reca proprio a vedere la fioritura dei ciliegi in periodi, almeno nelle zone rurali. Credo sì, infatti non l'ho detto perché è proprio un titolo del capitolo finale. Lei prosegue per questi ciliegi e racconta la bellezza, perché è un viale questo quartiere dei ciliegi in fiore, infatti deriva da qui il titolo, è proprio un viale dove ci sono tutti i ciliegi e questi ciliegi l'accompagnano durante il suo cammino, insomma attraverso i personaggi. Lei addirittura raccoglie ogni petalo di questi ciliegi che cadono nei capelli, sulle sue mani, li raccoglie e li nasconde in un cofanetto per custodirli e poi insomma ricordarsi di tutti quanti questi momenti che lei ha vissuto. Quindi sì, sono stata ispirata da quello, insomma, e poi ho continuato a scrivere e a mescolare un po' i generi, il genere giapponese con il genere europeo. Interessante. Da quante pagine è composto il romanzo? Poche, io non scrivo tantissimo perché allora io avendo un'esperienza, come dicevi tu, come direttrice di collana editoriale, sono stata blogger tantissimi anni, ho avuto una libreria, quindi so più o meno il lettore che cosa cerca, che cosa vuole, e molti mi dicevano no, io non riesco a leggere quei mattoni, per me è difficile leggere libri pesanti. Allora io ho cercato di, oltre a creare libri con una scrittura che non fosse pesante, ma è una scrittura leggera, infatti molti dicono no, ma si legge velocemente, ma quello è il mio scopo, proprio farlo leggere velocemente, perché
ogni capitolo deve essere letto ogni giorno, quindi un capitolo al giorno alla fine ti fanno comprendere e capire le piccole cose con lentezza, quindi è questo proprio il mio stile di lettura e quello che voglio proporre al lettore, qualcosa di diverso dal panorama, insomma, editoriale. In più è composto da, come dicevamo, 125 pagine, poche, perché non deve essere pesante, deve essere qualcosa di leggero, insomma, e che si legga piacevolmente anche in un'ora. Sì, ma lo sai che anch'io quando frequentavo più spesso le librerie, adesso un po' di meno, perché sai, insomma, con gli acquisti, i libri che mi attiravano maggiormente, al di là poi del contenuto, erano quelli scritti grandi, cioè con... quindi non so, era proprio una predisposizione mia mentale, quindi mi predisponevo meglio per i libri con caratteri più grandi rispetto a quelli minuscoli che non riuscivo poi proprio a, cioè già proprio come approccio, no? Esatto, questa è un'altra cosa fondamentale che i lettori mi dicono, che i caratteri sono abbastanza leggibili, diciamo così, perché ci sono alcuni libri che sono scritti davvero in maniera microscopica e fanno anche fatica a leggerli molte volte e non si concentrano oppure si distraggono e lasciano un po' andare via l'attenzione. Infatti su questa cosa volevo aggiungere anche una piccola postilla, che io cerco anche con il carattere di stare molto molto attenta, come dicevi tu, e i miei libri di fiabe, però sto parlando, sono adatti anche ai bambini dislessici, cioè hanno un carattere particolare per la lettura, quindi ci vuole molta attenzione anche su questo, oltre all'impaginazione, oltre alla cura del libro, secondo me, perché io lo curo molto nei minimi particolari, ci vuole anche la cura del font e del carattere. Bene, quindi uno studio anche accurato a livello estetico, quindi benissimo. Dove troviamo il quartiere dei ciliegi in fiore? Allora, questo è un regalo che mi sono voluta fare per i miei 40 anni ed è uscito il 25 giugno, quindi da pochissimo, e l'ho voluto scrivere perché mi sentivo nell'anima che dovevo dedicarmi un libro, anche se non è dedicato a me, poi nelle note di dedica, ma è dedicato, insomma, in generale a tutti quanti quelli lì che mi vogliono bene e mi leggono e sostengono la mia scrittura. Alla fine l'ho voluto pubblicare in self e lo trovano su Amazon tranquillamente, quindi possono andare lì oppure chiedere a me, è indifferente la cosa. Invece prossimamente ci saranno, insomma, altri libri che usciranno poi per case editrici e via dicendo, quindi lì lo potranno trovare anche in libreria e così. Perfetto. Grazie Rosa, non mi resta che salutarti, saluti a Benevento e ringraziamo ancora il collettivo Scrittori Uniti. Grazie a te e grazie anche al collettivo, come hai detto tu, per, insomma, averci fatto incontrare, averci dato la possibilità di parlare, di farmi conoscere i tuoi lettori. Grazie a tutti. A te, ciao Rosa. We'll be right back.